Benvenuti in un nuovo tutorial. Mi chiedo come si fa a lavorare in cucina in questo tempo, in questo lago, però qualcuno dovrà pur farlo, allora mi sacrifico io. Oggi tutorial su come affettare come uno chef senza tagliarsi le dita. Andiamo subito a vedere. Prima di cominciare, sistemare sotto tagliere qualcosa che lo mantenga ben fermo, un pezzo di carta bagnato, uno straccio. Indifferente. Vi mostrerò il procedimento con diverse tipologie di coltelli e diverse tipologie di alimenti. La posizione delle dita è fondamentale. Le punte vanno messe dietro le nocche delle dita. In questo modo il coltello scivola sulla nocca e le dita sono sempre ben riparate. Dopo il limone passiamo al pomodoro, ma il risultato non cambia. Punta delle dita ben nascoste dalle nocche. E ora con un coltello diverso e con l'insalata, che è molto più impegnativa, ma il risultato non cambia se si esegue la tecnica in maniera corretta. Ora vi mostro come, nonostante io guardi la telecamera, tagli velocemente l'insalata senza tagliarmi, eseguendo la tecnica in maniera corretta. Anche questo tutorial si conclude. Iscrivetevi al canale, cliccate mi piace e attivate la campanella per nuovi tutorial. Mi raccomando, procedete con calma, non affettatevi le dita per niente. Alla prossima, grazie.